Buongiorno belli. Madonna che luce. Allora, zero sbatti di cucinare oggi a pranzo, soprattutto frigo che piange. Quindi, ta-ta, marchetta casuale. Mix per il risotto alla zucca bello dentro. Ma vi illustro come prepararlo. Già vi annuncio che vi farò incazzare. La maggior parte di voi si incazzeranno, grideranno allo scandalo, ma pazienza. Prima di tutto prendo la pentola. E qui già c'è del professionismo, soprattutto perché non. No, non è piatto. Qua. Boom. Poi, se voi volete, ci potete mettere dentro un soffrittino di cipolla, di porro, di quello che volete. Oppure andate direttamente con olio e tostate il contenuto della busta, che è per due persone. Io non lo so, magari metto del porro, ma perché ho un cadavere nel frigorifero, tanto per cambiare. Pensavo, ho già cambiato idea, non metto il porro. Non ho sbatti di lavarlo e tagliarlo. Olio. In padella, cioè in padella, nella pentola. Basta. Accendo il fuoco e faccio soffriggere. Cosa? L'olio con il riso e la zucca. Allora, faccio tastare un po' e dopodiché butto dentro il contenuto della busta, che non è altro che riso cavoli italiano e zucca Delica bella dentro, quella che abbiamo avuto in negozio fino a poco tempo fa, quelle microscopiche oppure tutte storte oppure bitorzolute, lavata, tagliata e essiccata. Lascio tostare un po'. Mentre tosta il riso con la zucca nella pentola, farò la prima delle cose che vi faranno incazzare, cioè non ho messo sull'acqua per il brodo, ho messo il ciotolone con dell'acqua e vado in microonde. Scaldo l'acqua. Ebbene sì, non uso il brodo. Perché? Perché non ce l'ho, non ho il dado, non ho voglia di farlo. E per dimostrare a parole, perché non lo assaggerete, che la zucca essiccata che c'è nel mix di risotto è saporitissima, quindi non serve niente, non serve il dado, non serve la cipolla o il porro, volendo, perché verrà saporito così. Boh, basta, ma vado avanti a girare, aggiungo un po' di acqua calda, come un normalissimo riso. Ah, sale. E via, vado avanti a girare, aggiungere un po' di acqua calda finché non è frondo. Il che, stando a quello che io stessa ho scritto su succederà tra 15 e 17 minuti. Ovviamente dipende dalla cottura del riso. Ci vediamo da un quarto d'ora.
quasi. Cioè, non so se mi spiego la quantità di zucca. Siamo quasi e basta, ma se magna. Ok, risotto cotto, cremosissimo. Zucca cremosa. Mi si stanno parlando gli occhiali. Zucca cremosissima. Poi chi vuole può mantecare con parmigiano, quello che volete. Io vi sfido perché sono bravi tutti a fare un risotto buono riempiendolo di burro, cipolla, parmigiano, dado, brodo, tutto quello che volete. Adesso assaggiate, provate a fare un risotto lì già fatti, lì, tristi, con zucca e riso e basta. E dirmi se è così buono. Ovviamente il merito non è nostro, ma della zucca. La zucca del Sergio, tra l'altro. La zucca delica del Sergio. Storpia. Buonissima, dolcissima. Allora, che pranzetto ti ho preparato? Pazzesco. Lo assaggiamo o facciamo solo una Devi foto? metterlo nei piatti, Ah, ciccio. ok. Devi compartire. Ti do una mescolata così. Con la chef. No, scusami, quello lo Quello so. sei fatto. Sì. Beh. No, fammi vedere, scusa. Di chi è quel risotto? Ah, gira. Pazzo. Da. Ma dove l'hai comprato quello? L'ho fatto io. Già. Fatto in No, devi fare così. Fanno in casa. Tu hai fatto in casa Io da me? lo faccio cuscì. Così. E voi come lo fate? Ma no, questo è napoletano. Vabbè, compartisci. Con la grazia. Che ti contraddistingue. Spettacolare. Come, scusa? È spettacolare. No, serio, cioè. È veramente buono. È buono, sì. È Qui. buono qui. Mega intenso. Cazzo, c'è un sapore. Di zucca quasi. Mega intenso. Allora, va bene che lo vendo. Va bene che l'ho cucinato Vabbè, non lo io. vendi tu. Vabbè. Al massimo lo vende Lo Giudizio. vende Giudizio. No, anche sull'e-commerce Ah, c'è. sul e-commerce è vero, quello, beh, quello lo vendo io, però va bene. Dai, comunque. Comunque, veramente, veramente buono. Abbiamo messo troppa zucca. Luca si lamenta che abbiamo messo troppa zucca, quindi andremo in deficit quest'anno per la quantità di zucca che abbiamo messo nel risotto. Però, bomba. E bravo Sergione perché le tue zucche sono sempre le più buone. Che? Lo volete comprare pure voi?